Ciao a tutti, bentornati in una fetta di paradiso, un nuovo episodio del Comprato e Cucinato è qui con voi. Ebbene sì, sono tornata nella cucina della mia mamma, dove nella giornata di oggi vi andrò a mostrare un ingrediente comprato, essenzialmente, vero madre? Perché gli altri li abbiamo in casa, quindi penso che tutti gli italiani abbiano questo ingrediente in casa, ovvero la salsa di pomodoro, ma l'unico ingrediente comprato è il vero protagonista di questa ricetta. Come di consuetudine vi faccio dire dalla mia mamma di che cosa si tratta e come si chiama il piatto della video ricetta di oggi. Quindi la ricetta di oggi è la pizzaiola senza carne. Gli ingredienti comprati effettivamente è solo la scamorza affumicata, rigorosamente affumicata. Gli altri ingredienti credo che tutti noi italiani li abbiamo in casa e sono l'olio extravergine d'oliva, un pezzo di cipolla, il pomodoro come nell'altra puntata del contadino, ma comunque se non avete quello del contadino va bene la passata di pomodoro, dell'origano e del sale. E in chiusura, mi diceva la mia mamma, anche il basilico. Ora prendiamo la padella e andiamo a cucinare questa pizzaiola senza carne. Si prende l'olio, mettiamo tutto a crudo. Metto la cipolla. Metto il pomodoro. Metto l'origano. Poi tagliamo le fette di scamorza. La larghezza, diciamo, di un dito. Cioè non vi tagliate un dito, un centimetro ogni fetta. Si mette il sale e si comincia a cuocere il pomodoro. Fare cuocere il pomodoro per circa 2-3 minuti, il tempo che si ritira un po'. Abbiamo alzato un po' il fuoco per far bollire e quindi ritirare il sugo più velocemente. Allora aggiungiamo le fette. Adesso piano piano le fette di formaggio si squagliano, però non dovete ritirarle subito appena si disfano un po', perché altrimenti filano e non ricavate niente. Dovete farli intiepidire dopo cotto, perché diventano come una fettina di carne e si prende con una paletta e si serve con del basilico sopra. Le fettine non devono essere girate, si sfaldano tutte, non perdono la forma e dopo non si sciolgono bene e non fanno la filata.
Adesso chiudo la fiamma e lascio stare e si intiepidisce un po'. Questo è uscito bene. La pizzaiola senza carne è servita e favorite.